Benvenuti in questo nuovo appuntamento di DJ in 5 minuti, l'unico corso che ti fa diventare DJ in 5 minuti o anche meno. Quando ho iniziato a pubblicare su YouTube queste puntate, era il 28 di febbraio del 2020, quando almeno qua in Piemonte cominciamo a parlare del fatto che saremmo dovuti stare a casa per 15 giorni barra un mese. Quindi detto, io ho queste 60 puntate di DJ in 5 minuti, incomincio a pubblicarle sul mio canale YouTube e ho detto di sicuro dopo il primo mese, quindi una puntata al giorno, 30 puntate, arriveremo insomma a poter essere liberi e quindi faccio ancora un mesetto di puntate e poi si torna a fare le serate in discoteca. A distanza di 60 puntate, a dire la verità 51 giorni da quando ho iniziato a mettere le puntate su YouTube, siamo ancora chiusi in casa. Quindi io in teoria adesso avrei finito le puntate del corso, ma visto che siamo ancora in quarantena, chissà per quanto tempo, circa 2-3 settimane, ma staremo a vedere, quasi quasi faccio qualche altra nuova puntata di DJ in 5 minuti. Fatemi sapere ovviamente qualche argomento, magari lo scrivete nei commenti qua su YouTube e vedrò di rispondere o tramite commenti o facendo un nuovo video. Se non l'hai fatto, vai a rivederti i 60 video che hai già pubblicati. Allora, 60 video per 5 minuti sono 300 minuti. Praticamente da DJ in 5 minuti a DJ in 5 ore. Anche se a dire il vero, molti video durano molto di meno di 5 minuti. Anche perché erano quasi tutti girati in radio, fatti in diretta, in tutta diretta, e quindi non potevo stare 5 minuti a parlare di cazzi miei o comunque di come diventare DJ, perché sicuramente la maggior parte delle persone che ascoltano radio frega poco. Ci proviamo a fare 5 minuti anche qua, adesso in questo caso da casa mia, dal mio piccolo angolo dove ho montato la console, dove tra l'altro non posso usarla perché abito in un palazzo e quindi la devo usare a minuti, veramente ridicoli, cosa un po' difficile per chi fa il DJ. Comunque proverò a tenervi compagnia nei prossimi giorni con DJ in 5 minuti, la seconda stagione. Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo. Ma ora vai con la musica che fa.